chiamo Lorenzo Scaraggi e sono un viaggiatore. A bordo del Vostok 100K, il mio vecchio camper, sono sempre andato fuori rotta alla ricerca di storie, di luoghi e persone da raccontare nei miei video. Ora ho parcheggiato il Vostok a bordo strada e zaino in spalla ho percorso i cammini di Puglia. Puglia Fuori Rotta Cammin Edition è il racconto di tappe, curiosità e territori percorsi alla velocità dei miei passi. Puglia Fuori Rotta Cammini Edition sulla via ellenica per questa tappa oggi che mi porterà da Massafra verso Mottola. Fra un po' vedremo le grafiche e dopo vi racconterò un luogo qui ancora nel cuore di Massafra, perché a Massafra c'è così tanto da visitare che è difficile staccarsene. Vediamo le grafiche intanto. Dunque una tappa non troppo lunga, quasi 19 km, che ci porta verso Mottola, ma prima di partire vale la pena fermarsi ancora un po' a Massafra per visitare il villaggio rupestre di Santa Marina. Ci troviamo sulla gravina di San Marco, che è la gravina che divide la zona nuova dalla zona antica di Massafra. È un posto particolare, un posto speciale, è un posto abitato fino al 1400. Qui vedete delle sepolture alto-medievali, alle mie spalle la chiesa di Santa Marina. Santa Marina perché? Perché vediamo l'affresco di Santa Marina e Santa Margherita, che erano la stessa santa, solo chiamate in maniera diversa dai greci e dai latini. E questa diversità si nota anche negli altari, perché l'altare centrale è di rito ortodosso, mentre i laterali sono di rito latino. Parliamo di un luogo abitato da centinaia, migliaia di persone nel corso dei secoli, come tutti i villaggi rupestri di questa zona, come anche il villaggio rupestre della Madonna della Scala, che è a qualche centinaio di metri più avanti. Villaggio che nell'apice della sua ricchezza arrivò ad ospitare più di 1500 abitanti. Un luogo particolare dove venire, magari anche con lo zaino in spalla, visitare lentamente, lasciarsi portare dal flusso del tempo, guardare gli spalti della gravina che hanno ospitato queste esistenze nel corso dei secoli e poi prendere la propria strada e andare via. Lascio alle mie spalle Massafra, che sembra volermi salutare con il convento di Sant'Agostino. Eppure quello che ho visto mi tiene ancora compagnia. Mi tengono compagnia i pensieri che sembrano quasi intrappolati nella pietra, nelle picconate che nei secoli hanno dato vita a gioielli unici nel loro genere. Penso alla chiesa della Candelora, costruita direttamente sulla gravina di San Marco. Il tempo e gli uomini hanno seriamente compromesso la sua struttura, ma lei è ferma lì, fiera, pregevolissimo esempio di architettura rupestre risalente al XII secolo. Con gli affreschi della Candelora, la presentazione di Gesù al Tempio, un Gesù ragazzino che porta un cesto di uova a ricordare le influenze bizantine, e poi i santi, tra i tanti San Simeone e San Nicola Pellegrino, rarissimo da trovare, e poi tutti gli altri. E ancora la cripta di Sant'Antonio, sotto l'antico ospedale. Qui la commistione tra Oriente e Occidente è evidente, è chiara. Qui c'erano due chiese distinte, costruite in epoche diverse, una di rito orientale e l'altra di rito latino, separate da un muro successivamente crollato. Gli affreschi, che vanno dal 300 al 600, ci catapultano in una galleria d'arte a qualche metro sottoterra. La Dea Esis, il Beato Urbano V, risalente al XIV secolo, e Sant'Antonio Abate, in abito monastico, risalente al XVIII secolo. Questi luoghi ti lasciano un senso di sospensione tra passato e presente, attraversando il lento scorrere dei secoli, tra quello che è in superficie e quello che è nel cuore della terra, come se la terra stessa si fosse fatta a braccio per custodire la fede degli uomini. Finale di tappa, quasi giunti a Mottola.
Vale la pena però, prima di salire su a Mottola, su a visitare il centro storico, vale la pena una piccola deviazione. Sono 100 metri. Ne vale davvero la pena perché sono a San Gregorio, che è il degno bigliettino da visita di Mottola. Qui incontrerò Carmela Dauria, archeologa, info point di Mottola, una bravissima, ma soprattutto disponibilissima, guida turistica del territorio. Ci accompagnerà anche dopo. Carmela, buongiorno! Ciao Lorenzo! Finalmente! Ben arrivato! Grazie Carmela! Io ho già introdotto questo posto bellissimo, ma è giusto che ne parli tu. Andiamo? Dunque, San Gregorio, un piccolo villaggio rupestre. Con un piccolo villaggio rupestre che vediamo qui al lato. Ma la chicca è soprattutto la chiesa, seminterrata, scavata probabilmente nel X secolo d.C. Anche se la conosciamo per la decorazione del XII secolo. Ha una piccola chiesa e un piccolo gioiello architettonico. La vedete? Molto particolare nell'escavazione delle colonne, dei soffitti che imitano le coperture delle chiese in muratura. È conosciuta inoltre anche per questo bellissimo Cristo Pantocratore, che è fatto, realizzato o da un artista siciliano oppure comunque ha come esempio il Cristo Pantocratore in mosaico delle chiese siciliane, in particolare di Monreale. Ma io so che lungo la via ellenica ci sono anche altri gioielli di questo tipo. Ci sono altre chiese, ognuna con una sua peculiarità, con una sua caratteristica. Ok, allora io intanto vado a visitare il centro storico di Mottola e poi ti chiederei di mostrarmi questi altri gioielli. Ci vediamo più tardi, molto volentieri. Anzi, alla prossima tappa. Alla prossima. Grazie. Ciao. Mottola ha origini antichissime. La collina su cui sorge è abitata sin dall'età del bronzo. La prima notazione del nome, invece, Motula, appare solo in un documento dell'VIII secolo. Durante il Medioevo l'attuale centro storico inizia a prendere forma. È in quel periodo, infatti, che si consolida una cerchia muraria all'interno di quella ellenica, più ampia, risalente al IV secolo a.C. E al Medioevo risale il castello, per la precisione 1023, prima data in cui viene citato, poi restaurato e modificato da Normanni e ancora dagli Svevi. Poco dopo viene edificata la cattedrale e ancora il palazzo vescovile e a seguire tutti gli edifici storici. Primato particolare legato alla cattedrale è la dedica, molto rara in Italia, a San Thomas Becket, patrono di Mottola, vescovo di Canterbury, località cara al pellegrinaggio del Medioevo. Una cosa è certa, per la sua posizione, immaginate Mottola come il nido di un'aquila, con il labirinto dei suoi vicoli che abbracciava il castello, oggi non più esistente. Giunti a Mottola vi consiglio di riposarvi un po' e poi iniziare a passeggiare proprio per i suoi vicoli, culle accoglienti per i viandanti, racconti di muri bianchi che parlano di Puglia, per poi passare in piazza 20 settembre, al cospetto del grande palazzo municipale, e terminare la vostra visita in un luogo particolare. E capirete il perché Mottola abbia un titolo speciale. La spia dello Ionio. Infatti si vedono anche i monti della Calabria lì in lontananza. Ho voluto terminare la mia tappa qui sulla rotonda di Mottola proprio al cospetto di questo bellissimo panorama. Per questa puntata è tutto. La prossima tappa mi porterà verso Castellaneta. Ricordate, borracce sempre piene e avanti tutta, ogni giorno. Ciao!